tramonta lentamente il fascino dell'edicola, da sempre punto di riferimento per i cittadini, ma anche per i turisti che, prima che esistesse Google Maps, si rivolgevano alla figura rassicurante dell'edicolante per avere indicazioni stradali o chiedere qualche consiglio su dove andare a mangiare. Ma da qualche anno tutto è cambiato. Ci sono i giornali online, c'è la tendenza a leggere sempre meno, soprattutto il cartaceo, c'è la pigrizia di andare a fare due passi e due chiacchiere con il vicino di casa che potremmo incontrare, e c'è l'insofferenza ad aspettare il proprio turno per comprare una rivista o un quotidiano. E poi c'è il Covid che complica sempre tutto. A Firenze le edicole oggi ne sono rimaste poco meno di 500. In 7 anni quasi 200 hanno chiuso, lasciando tanti spazi vuoti o edicole che si concentrano principalmente sui souvenir, tutte uguali, senza un'anima. I dati vengono forniti dal sindacato autonomo dei giornalai. Se nel 2015 in tutta la provincia c'erano 680 edicole, oggi ne sono rimaste 498. E chi resta aperto fa sempre più fatica ad andare avanti. Non rimane che adeguarsi ai tempi e apportare delle novità, puntando sui servizi. Ricordiamo bene quanto siano state utili nella distribuzione delle mascherine in piena esplosione Covid. Per aiutare le edicole, il Comune di Firenze ha messo da tempo in campo azioni specifiche, innanzitutto con alleggerimenti fiscali, ma anche con iniziative mirate a portare più persone possibili dentro le edicole. È stata concessa la possibilità di diventare punti decentrati anagrafe e poter fare anche certificati comunali, oppure poter vendere biglietti per il Maggio Musicale Fiorentino. Per l'assessore alle attività produttive Gianassi, le edicole sono luoghi che promuovono informazione e cura del territorio, in cui si possono trovare sempre più servizi per il cittadino e saranno sostenute con azioni mirate. Intanto il sindacato avrebbe chiesto alle istituzioni locali e nazionali che i giornalai possano cominciare a vendere anche prodotti tipici gastronomici e non solo. Le mele qua, dove le metto? Le mele le metti sotto i panorami e sotto l'espressi. Dove stanno però? Là, vicino Vanity Fair. E poi i finocchi sotto Q. Sotto chi? No, la zucca sotto chi? I finocchi sotto Q.